Possiamo vedere le varie possibilità dell'olio base oltre materia. In questa fase possiamo vedere l'olio base 500 colorata con l'OL31, il colore della mazzetta colori oltre materia per colorare le nostre olio malte nell'impasto. Qui si prende il prodotto e lo si comincia a stendere dopo aver applicato il Fondoflex sulla nostra superficie da trattare, e quindi si andrà ad applicare il prodotto con una spatola d'acciaio o di plastica a secondo dei casi, cercando di stenderlo regolarmente e uniformemente sulla superficie. In questo caso vediamo l'olio base 250, sempre colorata con il nostro OL31, nella quantità del 1,5% rispetto al peso. È una malta un pochino meno materica, sempre texturizzata per avere anche qui la possibilità di fare rivestimenti tridimensionali e leggermente materici, molto cremosa, e anche in questo caso andremo ad applicarla con una spatola d'acciaio stendendo uniformemente a seconda del nostro gusto e delle richieste dei progettisti sulla superficie. Il prodotto in eccesso lo si può riutilizzare più volte reinserendolo all'interno delle confezioni. In questo caso state vedendo l'olio malta 200, la nostra malta fine, anch'essa colorata con i nostri EGA a seconda del colore scelto nella cartella oltre materia, una malta molto più fine, molto più morbida, molto più cremosa, per avere superfici un pochino meno materiche, e anche qui in questo caso andiamo a creare le applicazioni con la spatola o di acciaio o di plastica, stendendo uniformemente il prodotto sulla nostra superficie e cercando di avere meno creste possibili se vorremmo tenere una superficie più liscia, lasciando invece creste più evidenti se cerchiamo di ottenere una superficie più materica. In questo caso state vedendo la nostra extra fine, una malta senza cariche di quarzo, quindi andremo a inserire l'acqua al 2-3% all'interno dell'olio base per poi andare a colorarla con i colori EGA scelti nella mazzetta colori oltre materia all'1,5% del peso per colorare l'impasto della nostra olio base. Extra fine è un olio malta, come dice il nome stesso, molto fine, molto cremosa, quindi dopo aver dato il nostro promotore di adesione Fondoflex andremo a stendere questo prodotto molto cremoso che ha un effetto setoso proprio perché non contiene quarzi al suo interno e con il quale si possono realizzare rivestimenti molto lisci, molto piatti e poco materici.
una volta completamente asciutto, andremo a levigare a seconda del tipo di texture che vorremmo realizzare. Aspiriamo perfettamente con il nostro bidone e poi passiamo di nuovo il nostro spandicera inumidito con acqua per togliere le micropolveri. Anche in questo caso possiamo lavare gli attrezzi con acqua calda senza così utilizzare solventi, alcol, diluenti, notoriamente molto impattanti sull'ambiente e nocivi per l'uomo.